Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. In queste ultime ore il noto cavaliere del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi si è ritrovato in una situazione del tutto complicata. Per chi non lo sapesse, il famoso dating show attualmente è in sospeso dal momento che riprenderà le riprese proprio da settembre. Ogni membro del cast quindi non frequenta lo studio da ormai diverso tempo ed ognuno di loro appunto vivono la loro vita quotidiana ben lontani dalle telecamere. Nonostante questo però la visibilità di ogni membro del cast acquisita nel tempo consente a tutti noi di rimanere continuamente informati sulla loro vita privata. Nella maggior parte dei casi appunto sono proprio i diretti interessati che comunicano a tutto il loro vasto pubblico i dettagli più succulenti. Nelle ultime ore però una notizia ha allarmato tutti i fan di un cavaliere che ha finalmente coronato uno dei suoi sogni. Le dichiarazioni rilasciate qualche ora fa però non sono affatto rassicuranti ed anzi sono abbastanza preoccupanti. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta effettivamente e cosa è davvero successo. Cavaliere del trono overdue ed portato d'urgenza in clinica, ecco tutti i dettagli a riguardo, quali sono le sue condizioni attuali. Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore, un noto membro del famoso cast del programma di Maria De Filippi ha attraversato un periodo del tutto inaspettato. Solo qualche ora fa appunto ha annunciato pubblicamente, davanti tutto il suo pubblico, di doversi sottoporre ad un intervento per via di un problema principalmente legato al ginocchio. Stiamo indubbiamente parlando del noto Fabio Mantovani, il quale ormai da diversi mesi ha deciso di convolare a nozze proprio con una delle dame del trono ovvero Isabella Ricci. Quest'ultima appunto si trovava con ed insieme hanno deciso di comunicare il tutto al pubblico. I due sono apparsi però molto tranquilli, anche se molto probabilmente hanno cercato semplicemente di farsi forza a vicenda. Ciao amici, fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far aggiustare un ginocchio di quando era giovane e faceva il calciatore. Queste sono le parole di Isabella, la quale ha affrontato insieme a lui ogni singolo passo senza lasciarlo mai solo. Attualmente pare che le sue condizioni siano nella norma ed anzi che l'operazione sia andata a buon fine. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.